Deciglio, Danilo, Bremer, Alexandro. E aggiungo nel discorso Quadrado, perché nominando Deciglio, Danilo, Bremer, Alexandro e Quadrado, quindi 5 giocatori, 4 sono i terzini. Quindi la Juventus ha tutti i terzini in campo. Non è una gran batteria di terzini, quella della Juventus. L'abbiamo detto, ridetto, lo diciamo un'ennesima volta in più, non è un problema. Ed è una bocciatura grande, secondo me, per Rugani e per Gatti in questo momento, perlomeno. Per Rugani è una bocciatura nel senso che nei big match Allegri non lo vuole vedere. È un conto è stata la Sampdoria e tra l'altro secondo me Rugani è stato il migliore dei due centrali, ha giocato meglio rispetto a Bremer e Bremer oggi sarà l'unico centrale di difesa schierato dalla Juventus. Io credo che Danilo centrale insieme a Bremer ci possa stare a patto che Bremer giochi sul centro-destra e Danilo sul centro-sinistra. Centrocampo, Miretti, Rabiot, Locatelli. Locatelli e Rabiot davanti alla difesa, nei due centrocampisti, con Vlahovic davanti e dietro lui Cuadrado a destra, Kostic a sinistra e Miretti in cursore sulla tre quarti. Quindi 4-2-3-1 mi ispirerebbe, devo essere sincero, anche perché andreste ad attaccare con forza e con prepotenza la difesa 3 della Roma, andando uomo su uomo, più Miretti che andrebbe dritto su uno dei due centrocampisti della Roma, quello che in fase di impostazione rimarrà più basso. Quindi sarebbe veramente un giocare uomo contro uomo sulla difesa 3, come è stato fatto l'anno scorso nelle partite che sono state meglio giocate dalla Juventus, quindi con l'Hellas Verona, con l'Atalanta, con l'Inter. Eh sì ragazzi, 4-2-3-1 con Miretti sulla tre quarti. Pressing offensivo della Juve così subito. Che pressing, già recuperata. Beh, ragazzi, ma che inizio! Bravo Miretti a metterci il piede. Vlahovic Cuadrado subito ad attaccare in avanti. Vuoi vedere che punizione interessante? La batte di Bala. Ah no, gioca dagli altri. Sì, dai, per 18 secondi abbiamo giocato bene, basta. Possiamo concluderla qua. Chi la batte? Di Maria non c'è. Vlahovic. Madonna, un bel minutino e un gol di Vlahovic su punizione sarebbe incredibile. Parte Dujan, bellissimo! Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Dujan! Vlahovic! Ma che gol ha fatto? Dujan! Vlahovic! Che gol! Oh, mamma mia! Unis Ronaldo! Dai, guardate il pressing! È vero, Allegri l'aveva detto! Tocca un pallone, fai un gol, Vlahovic, cazzo, è il demonio, è il diavolo. Lui ha visto il futuro, sapeva già come finiva, adesso Vlahovic non toccherà più palloni fino alla fine. Bremer che pressa altissimo, che difesa. Bravi ragazzi, bravo Bremer, va benissimo. Ragazzi, ma che pressing. Locatelli, madonna, Locatelli che l'ha passato un centrocampista, ragazzi, abbiamo già fatto meglio che a Genova. Pinazzola, prova a saltare Miretti. Ed eccolo qua, Miretti che esce sul loro centrocampista che porta palla, che è Cristante in costruzione. Rabiot, ancora pressing alto della Juventus, Vlahovic, messo giù, palla di Alexandro, Alexandro prova il tiro, Alexandro, fuori di poco, bravo Alex, applausi per la Juve, per Cuadrado, che prova il tiro alto, bravi ragazzi, applausi, Kostic, la recupera su Dybala, Miretti, bravissimo, Miretti sulla tre quarti, Miretti, passaggio perfetto per Cuadrado, Cuadrado in area, la mette Cuadrado, Rui Patricio, che passaggio di Miretti, cos'è successo, come gran numero di Rabiot non l'ho visto, ma fatecelo vedere il gran numero di Rabiot, Bremer, su Tammy Abraham, la fa sua, ancora Bremer, gran numero di Rabiot, Dazon non lo mostra, sono immagini non adatte a un pubblico di minori, attenzione, recupera palla Kostic, la sbaglia Cristante, Miretti in sovrapposizione, Kostic per via centrali, Miretti servito largo a sinistra, Miretti, bella palla sulla corsa di Alexandro, Karlsson fa buona guardia, ma bravo Miretti, attaccato Dybala, palla per Vlahovic, si mette col corpo, la difende Vlahovic, ancora lui sulla tre quarti, Vlahovic prova ad andare largo da Cuadrado, Cuadrado può puntare, la mette dietro per Locatelli! Il gol di Loca! Il 2-0! Ce le ho tutte oggi!
Ce le ho tutte oggi! Locatelli! 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 Yes! Vediamo solo se c'era la mano di Vlahovic oppure no, che mi è sembrato a un certo punto nell'azione, eh? Ragazzi, c'è la mano di Vlahovic. Che gol che aveva fatto! Non è mano, dai, fine. Peccato, peccato. Come gol? Ah, infatti no. Ok, fallo. Cioè, possibile, dai. Peccato che abbiamo fatto una bella ripartenza, eh. Siamo stati bravi. Palla nostra, bravo De Sciglio. Miretti, sulla tre quarti. Miretti, Miretti, Miretti! Calcio d'angolo! Oh, finalmente, ragazzi, giochiamo con i centrocampisti oggi. Cioè, non... finalmente, davvero. Sandro, Kostic. Prendiamo l'ampiezza, giochiamo sulla tre quarti, giochiamo in mezzo al campo, meno male. Miretti in verticale. Forse è ancora punizione anche questa. Eh sì, è ancora punizione anche questa. Zaleski del Sharawi per Spinazzola e Mancini. Quindi cambia Mourinho. Non più difesa terra per Mourinho, Ragazzi, questa. Questa cosa potrebbe cambiare. Forse Mourinho l'ha capita, Mourinho intelligente, l'ha capito che ha preso sotto nel primo tempo perché noi abbiamo giocato sulla sua difesa 3. Come ha portato fuori Bremer a spasso col guinzaglio. Bravo Miretti, ma bravo Miretti, bravo Miretti. In area, Cuadrado la mette giù. Stava per fare il gol che ha fatto con l'Atletico Madrid. Il gol della traversa col Porto. Noi vogliamo questa vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. La Roma adesso sta salendo e noi non dobbiamo concedergli spazio. È proprio qua che dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Eccoci qua, vaffanculo invece. Tammy Abraham, porca vacca, l'1-1. Si era sentito che stava arrivando la Roma da un piazzato. Primo gol che prendiamo quest'anno. E adesso 20 minuti per vincerla. Sì, Alessandro ha valutato molto male. Grandissimo assist di Dybala. Grandissimo assist di Dybala. Alessandro qua purtroppo ha dormito. Ehi, voglio vedere i centrocampisti che la vengono a prendere, Mica là in alto, A prenderla. Locatelli è stanco, Locatelli è stanchissimo. Sta sempre dietro Abraham. Porca vacca. Che rischio. Abbiamo dei problemi a marcare sugli angoli, mi pare, Fuori, mi è venuto un brivido freddo nel sangue, nelle vene. È Milik. Meno male che Bremer aveva la mano attaccata al corpo, Bremer. Si allarga per De Sciglio. C'è da mettere il pallone nel box, De Sciglio, per Rovella che protegge il pallone. C'è da metterla nel box, ragazzi. Alessandro. Dai, Rovella. Mettila bene. Vai, Milik. Fammi gol. Bremer. Finisce qua. 1-1. 1-1.